Ehi, LoboCheFanatici e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Ethereal Gates! È uscita la versione 1.1 della demo, che ha aggiunto un paio di cose abbastanza interessanti, ad esempio una nuova area nella Avoset Forest. Ci sarà da fare una missione, motivo per cui ho deciso di registrare questa dodicesima parte, anche perché comunque era già uscito un aggiornamento piccolissimo, una settimana fa, 2 settimane fa, non mi ricordo, con la quale avevano sistemato solo un paio di grafiche. Ovviamente con quell'aggiornamento non era necessario fare un video, anche perché non sarebbe servito più di tanto. Mentre con questo aggiornamento alla 1.1, intanto troviamo una Rare Candy, credo che prima non ci fosse, con questo nuovo aggiornamento alla 1.1 è stata aggiunta una nuova area nella foresta e anche una piccola missione. Quindi iniziamo, mettiamo subito il repellente e dirigiamoci nella zona interessata, che dovrebbe essere da questa parte. Da come avete visto, comunque bisogna entrare nella foresta da Longspur City e non dall'altra città di cui non mi ricordo il nome. Arriviamo in questa zona e usiamo taglio, che ovviamente non ho insegnato a nessuno. Bene! Vediamo un po'. Abbiamo ancora Beribil, quindi credo che vada bene, infatti si può impararla. E impara taglio. Tagliamo tutto, tagliamo tutto. Ok, vediamo un po'. Honey Nut Boots! Ehi tu, allenatore! Per favore, aiutami! Io e la mia collega stavamo investigando sulle misteriose sparizioni dei polbiqui nella foresta di Avoset. Ed eravamo sul punto di fare una svolta quando la mia collega è stata attaccata. È stata portata nel cuore delle Honey Nut Woods. Per favore, vai a salvarla. Ok. Bene, sembra che abbiamo una missione interessante. Mi piace anche questa zona, veramente molto carina, con queste foglie, questi alberi rossi. Molto autunno pieno, possiamo dire. Qui non c'è nessuno strumento, vero? E dai, che cosa brutta. Comunque, abbiamo ottenuto anche una Rare Candy, quindi non mi posso lamentare. Salve. Oddio, ma ci sfida? Ciao Humber, livello 15. Ma devo affrontarlo per forza oppure posso fare anche fuga? Credo di poter scappare. Oh, e dai! Va bene, l'hai voluto tu, cosa ti devo dire? Cambiamo Pokémon perché sennò qui non ci spicciamo più. Vai, Ursoline! Ci usa Covet? Ok. Allora, direi di fare un Flame Charge. Che non lo manda KO, attenzione. Però aumenta la nostra velocità, ci usa di nuovo Covet, che ci sta togliendo anche abbastanza. Andiamo con un altro Flame Charge. Ciao ciao, Amber. Mio Dio, perché non mi lasciano mai scappare? Uffa. Sale quasi al 21, tra l'altro. Ok, direi di dare una pozione, qualcosa del genere. Vediamo un po'. Ok, credo basti così. Mettiamola davanti, così almeno evitiamo. E Beribil ha raccolto qualcosa. Una pozione, grande Beribil. Ok, possiamo proseguire da questa parte, vediamo un po'. Lì c'è uno strumentino. Usiamo un altro repellente, cerchiamo di prendere quello strumento. Oh mio Dio, ho visto qualcosa. Oh mio Dio, ho visto qualcosa. Qui intanto c'è una Mega Ball. Oddio! Cos'è quell'orso enorme? Qui c'è qualcosa? Attenzione, un piccolo fungo! Invisibile! Ho sempre il fiuto per queste cose. Da questa parte però credo non ci sia nulla. No. No. No, non c'è niente. Un nido di polbì artificiale era quello comunque. Bene, possiamo scendere. Andiamo da questo lato prima di tutto a vedere se... Ho saltato qualcosa, neanche una soddisfazione! Cioè, una sì, però vabbè. Era una soddisfazione piccola come il fungo che abbiamo trovato, insomma. C'è un altro Humber. Questo credo di doverlo affrontare per forza perché ci blocca il passaggio, quindi... Oh mio Dio, in un modo o nell'altro dobbiamo farlo. E credo che quell'orso sia l'evoluzione di Humber, perché ci somiglia. È una figata. È una figata.
Andiamo con Flame Charge. Ah, tolgo sempre... No. Dai, avanti, 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 avanti. Ok, finalmente. Finalmente, credo che questo sia l'ultimo. Era l'ultimo. Allora, andiamo a curare chi dobbiamo curare. Credo che una pozione basti. E magari diamo anche una Rare Candy, dato che è appena salito al 21, facciamola salire. Facciamolo salire al 22, prego. E ora che si fa? A me fa abbastanza paura. Aiutami, per favore! Credo sia l'assistente. Ah, è lì dietro, neanche si vedeva. È dietro l'orso gigante. Salve, non mi faccia troppo male. Oh mio Dio. Grislomb. Credo sia proprio l'evoluzione di Humber, perché ci somiglia veramente tanto. Ok, allora, andiamo con Flame Charge. Vediamo cosa riusciamo a fare. È al 25, quindi è di un livello più forte del mio Pokémon più forte. Ha usato Stockpile, che sarebbe accumulo. Quindi adesso ha fatto accumulo 1, sperando che non si boosti troppo, che non diventi troppo bulky. Quindi andiamo con Thunder Shock, dato che con Flame Charge abbiamo fatto abbastanza poco. Facciamo Critical. Sticky Web, ah, rete vischiosa se non sbaglio in italiano. Andiamo con un altro Thunder Shock. Paralizzato, vai. Volendolo potrei catturare però. Credo che si possa catturare. O forse no, non lo so. Io comunque ci provo. Adesso cerco di indebolirlo abbastanza. Dizzy Punch. E ci fa anche confondere. Credo che Dizzy Punch sia Stordipugno. Non vorrei dire una cavolata. Al massimo mi confermate voi nei commenti. Ci ha mandato KO Ursolin. Però si è comportata bene. Ok, cambiamo Pokémon e mettiamo Volpent. Io a questo punto ho paura di buttarlo giù, anche se non credo. Però vorrei evitare di usare mosse tipo Pluck o Air Cutter. Quindi credo andrò con Razor Leaf. Doppio team. Ora quanto ci scommettete che misso? Ora misso. Vai, Razor Leaf. Lo sapevo! Dizzy Punch. Oh mio Dio, ci sta uccidendo. E ci fa confondere. Ok, direi di provare a lanciare una Mega Ball, dato che ne abbiamo 8. Proviamoci. Credo che abbiano cambiato anche l'animazione di quando si lancia una Pokéball a un Pokémon selvatico, perché adesso è più zoomata. 3. Preso! Ok, è stato molto più facile di quanto credessi. E abbiamo un nuovo Pokémon. Non so se tenerlo in squadra. Ci starebbe, perché... A parte che è livello 25, poi è un tipo normale, sembrerebbe anche abbastanza forte di statistiche, quindi non lo so. Oh, grazie mille! Stavo solo cercando i nidi artificiali, anzi credo che Hives sia alveari, che abbiamo lasciato in questi boschi, quando Grislomb mi ha attaccata. Si stava cibando del miele prodotto dagli alveari, stava mangiando veramente troppo. Forse è per questo che i polbi sono scomparsi. Devo pubblicare questo articolo immediatamente? Credo che per paper intenda quello. Non lo so. Comunque, abbiamo sconfitto il Grislomb mangione, a quanto pare. Era questa la missione di oggi. Credo che ci siamo già sbrigati, abbiamo fatto subito. E comunque questo era ciò che hanno aggiunto con la 1.1, questa bella missioncina. Da notare le statistiche, ha più di tutti gli altri, tipo attacco 67... 67 di attacco, non ci arriva nessuno. Neanche Volpent che è di un livello sotto. Hashtag Save the Polbees trending, fantastico. Ok, sì, a quanto pare era un articolo che ha pubblicato via internet. E otteniamo anche una pepita. Sono soddisfatto, un nuovo Pokémon, una caramella rara, una pepita. Bene. Comunque, io direi che ci possiamo anche fermare qui, scusatemi se la parte è durata poco, ma è questo ciò che avevano messo con la 1.1. Ricordatevi di scaricarla sempre dal sito ufficiale che trovate in descrizione e di continuare a giocare. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace qui sotto e noi ci vediamo alla prossima parte. Bye bye!